La passione per il cinema l'ha ereditata dal nonno Gianni Agnelli. Un uomo potente, ricordato anche per la sua eleganza, oltre che per i suoi successi. Un uomo che ha lasciato il segno nella storia del nostro paese. A 14 anni già sapeva che avrebbe fatto questo mestiere e oggi presenta il suo secondo film in cui ha diretto tre grandi protagoniste nel mondo del cinema. Oggi è una giornata in cui succederà qualcosa di bellissimo. Alla volta buona, Ginevra Elkann. Eccoci qui, l'abbiamo guardato insieme, quindi confermi, a 14 anni già avevi questa passione per il cinema? È vero, è Avevi vero. Già deciso? Avevo deciso. Quanti film vedevi da ragazzina? Tantissimi, tantissimi. Mi mettevo lì il pomeriggio, appena potevo, e guardavo i film, anche perché a casa mia non si guardava la televisione. Non c'era la televisione a casa vostra? C'era più tardi, ma quando ero piccola no. E quindi... Cioè, che età è arrivata la TV a casa? Non mi far soffrire troppo, Ginevra. No, c'era di era molto razionata, quindi bene. C'era, ma la domenica un programma, non tipo torno a scuola e mi guardo la tele, no. Ti è pesata questa cosa oppure magari anche i tuoi amici non guardavano la televisione? No, non lo tutti so. La guardavano. Ah, ecco, quindi erano bambini come me. Insomma, non voglio capire questa cosa, Ginevra, perché non è cresciuta in Italia, quindi magari all'inizio era all'estero, quindi i tuoi amici di classe tornavano a casa e la TV la vedevano. Tutti. E voi no? No. Che cattiveria. Infatti appena trovavo uno schermo mi buttavo ore a guardare film, cartoni, quello che era, per proprio un'ossessione per lo schermo. Poi alla fine infatti sei diventata regista. Sì. Quindi... Tu ci hai messo un po' a diventare regista, hai voluto fare un po' tutti i passaggi, avevi paura che dicessero ah, l'Elkann adesso fa la regista, sai quelle cose simpatiche che si possono dire? Esatto, forse. Quello. Forse? No, ho studiato per fare la regista e poi però ho fatto la produttrice, distributrice. Era, quindi molto più dietro le quinte, dietro no? Dietro le quinte. Che è stato bello però perché ho imparato tanto guardando gli altri lavorare, facendo esperienze. Da chi hai imparato di più di tutti? Bertolucci. Sì. Il maestro. Senti, il maestro com'era? È severo? Beh, era sì, era severo. Io avevo paurissima. Ti ha mai sgridato? Ti ha mai rimproverato? No, però eri sempre in soggezione. Sapevi che c'era davanti a te il maestro. E quindi io che ero timidissima, ero terrorizzata di fare una cosa che non dovevo. E lui comunque ti manteneva in quella... No, non ti rassicurava, ti manteneva con quella... Con quel distacco. Sì. Di tuo nonno, Gianni Agnelli, hai mai avuto soggezione, sinceramente? No, soggezione no, però anche lì ero in presenza di un uomo con un certo carattere e quindi esigente era. Esigente? Sì. Cosa diceva a voi nipotini? No, scherzava molto. Questo era il suo, ti faceva sempre degli scherzi, sfotteva. Sfotteva, cioè vi prendeva in giro? Tutto il tempo. Tipo a te cosa faceva? No, tutti degli scherzi, si inventava delle storie per poterti sfottere. No, era sempre molto, si divertiva molto, era molto ironico. E quindi però era molto presente con noi nipoti, molto, molto carino. Cioè riusciva a vedere un film con voi sul divano? Certo. Quelle cose normali che fanno i nonni? Sì. Mangiare sul divano insieme? No, quello no. No, mangiare sul divano no. Scusa, Gino. Non esagerare. Non esagerare, esatto, non esagero. Però già che trovi il tempo per vedere i film con voi. No, vedere i film, andare in giro, andare in barca, vedere delle mostre, cioè molto andare al cinema, tantissimo. Quindi io sarebbe orgoglioso di te, regista? Speriamo. Sì, penso che sarebbe... gli piaceva molto il cinema, quindi sarebbe affascinato di sapere com'è quest'attore, come funziona questa cosa.
venire sul set, vedere come si fa, perché era curiosissimo, quindi un mondo che magari conosceva di meno e che lo avrebbe attratto. Beh, il cinema è un mondo che attrae chiunque, e pensare, quando noi andiamo al cinema a vedere un film e c'è tutto un super lavoro dietro, un po' come è stato col tuo secondo film, appunto, te l'avevo detto, già una frase che noi donne, come dire, di solito diciamo, no? Ginevra, te l'avevo detto per la serie. Esatto. Questo titolo, ecco, come mai? Lo dici anche spesso anche tu? Te lo avevo detto? Purtroppo sì. Cioè, purtroppo, dico, è orrendo sentirselo dire, e tanto piacevole dirlo. Ti piace alla fine, no? È brutto questo, no? Sentirsi bene a dirlo, però lo dico ai miei figli, purtroppo. Sì. Allora, questo film cosa racconta? Sono 48 ore di un fine settimana di gennaio in cui, cioè, ci sono vari protagonisti. C'è questa donna nevrotica, una madre alcolista, una pornostar, cioè è riconoscibile Valeria Golino con questi capelli biondi, adesso vedrete un pezzetto del film, e poi c'è anche un prete che però è tossicodipendente. Insomma, diciamo che c'è varia umanità, Ginevra, grazie davvero che ci hai resi tutti più fragili, grazie. E c'è questo caldo eccezionale che insomma stiamo vivendo anche un po' noi, questo caldo, quindi tutti sudati. Sì. Quindi c'è anche una reazione a quello che stiamo subendo da climate change, che lo subiamo ma in realtà l'abbiamo procurato. Capito, lo subiamo ma in realtà chi è che ha creato tutto questo è colpevole, anche tutti noi umani. Sì. Tutti noi e chi viene prima di noi. Però è come l'estremizzazione di quello che c'è oggi, cioè questo cambiamento climatico, per fortuna non così forte come nel film, ma c'è, lo sentiamo, adesso fa caldo, usciamo in pullover a dicembre, a Natale faceva un caldo tremendo, e molti problemi di dipendenze, di salute mentale, cioè, e quindi questi personaggi estremizzano quello che poi siamo. Lo so, è difficile essere mia mamma. Che hai detto? È difficile essere mia mamma. Non è vero, no. Essere tua madre è bellissimo. Che sei nato, che esisti, è un miracolo bellissimo. È difficile perché io a volte sono tristissima e mi viene che devo scappare da tutto. Sei tu la colpevole. Non mi far pentire. Sei tu che devi fermare tutto questo. Io devo fermare il caldo, gli animali impazziti, la fine del mondo. Certo. Sì, come dovrei? Come? Fermati, fine del mondo! Guarda, veramente non dovresti scherzare. Ah, meno male che sono di buon umore. Dal 1 febbraio al cinema, te l'avevo detto, e come avete visto ci sono varie fragilità, i personaggi insomma sono tutti persone che si trovano in queste 48 ore a un certo punto a mettere un punto alle loro fragilità, e in ogni film immagino sia, visto che sei anche sceneggiatrice, ci sia anche qualcosa di autobiografico, però ora pensando a tutti questi problemi con queste persone capisci, Ginevra, che la domanda io non riesco a fartela, cioè cosa c'è di te in quale personaggio? Cioè, non te lo posso dire. Ah, però c'è. Beh, in tutti loro c'è un po' di me e un po' di Chiara Barzini e Ilaria Bernardini, con cui ho scritto il film. Quindi abbiamo messo tutte storie di persone che conosciamo, tutti i pezzetti di noi in tutti questi personaggi così estremi e a cui abbiamo voluto molto bene. Sono tutti noi in realtà. No, poi i personaggi sono tutti personaggi importantissimi, cioè, quindi anche a livello proprio tuo da regista, questo è il tuo secondo film con un curriculum, va bene, l'abbiamo raccontato dietro le quinte, però anche dirigere insomma delle attrici importanti non deve essere stato facile per te, quindi complimenti, potevi anche affidarti a delle attrici magari che cominciavano, forse era anche più facile. Perché ognuno ha quella personalità forte. Forte, però meravigliosa.
E quindi da Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Alba Rockwacker, Greta Scacchi, Danny Houston, Riccardo Scamarcio, sono tutti meravigliosi e bravissimi, e hanno dato tantissimo a tutti questi personaggi, cioè si sono proprio dati, e questo è stato molto bello per me, questa fiducia e questo lasciarsi andare a questi personaggi. Sei ansiosa di sapere come risponderà il pubblico? Sì. Sì? C'è quest'ansia? C'è, sì. C'è anche la gioia di farlo vedere. I tuoi fratelli l'hanno visto? I miei fratelli, sì. Sì, avete fatto sì. Una... Mio papà, i miei fratelli. Il film è stato a Toronto al Film Festival, quindi sono venuti lì. E... Cosa hanno detto? John, Lapo, cosa hanno detto? No, gli è piaciuto. Cioè, la curiosità di vedere e divertimento, perché è un film che fa anche ridere e parla di cose serie, però, e quindi si sono molto divertiti. Sì. Beh, è bello avere l'appoggio della famiglia, perché sì. Se ti avessero detto non ci piace, forse smorzavano anche un po' l'entusiasmo. Sì. No, però sai, tra fratelli non si sa mai. Certo. Cioè, ti puoi aspettare di tutto. No, sono stati generosi, per fortuna. Bravi ragazzi, bravi. Senti Ginevra, il tuo cognome è un cognome importante, e per non parlare poi del tuo nonno, Agnelli, cioè veramente parliamo di una dinastia la tua. Se io ti faccio la domanda, è stato faticoso? Penso che a casa dicono a Caterì, ma che stai dicendo? Le fatiche sono altre, però dei pregiudizi ci saranno stati. No, certo, ci sono sempre, è più faticoso trovare la tua individualità quando vieni da una famiglia così forte, no? Cos'è la tua voce, quello che tu vuoi dire e chi sei al di là della tua famiglia, che prende molto posto, quindi forse io ci ho messo un po' di più, infatti non a caso ho fatto il mio primo film a 40 anni. Però insomma è in quel senso faticoso, in altri ovviamente molto bello e molto, insomma, è stato molto interessante, molto... Posso chiederti se a casa hai la televisione? Ho la televisione. I tuoi figli quando tornano a casa possono guardarla? Non subito, devono fare i compiti, mangiare, poi dopo sì. Vedono il film mangiando i popcorn sul divano? Sì. Grazie Ginevra, sei una di noi. Ginevra Elkann, andate a vedere Te lo avevo detto al cinema, e magari diciamola di meno questa frase, vediamo di più sì. Il film, perché non esatto. Deve essere mai bello, no? Quando tu l'hai detto prima. Chi è la prima persona che ti ha detto te l'avevo detto, Ginevra? Mia madre. Tua madre? Su cosa? Non me lo ricordo, ma sicuramente mia madre e mio padre, cioè sì, me lo sono sentita dire molte volte. Quante volte lo dici in una giornata ai tuoi figli? No, adesso non lo posso più dire perché sembra uno scherzo. Ti sei fregata da sola? Mi sono fregata, è finito. Grazie. Grazie di questa bella chiacchierata. Grazie. Ginevra Elkann, al cinema con tutti i settori. Che se amore sembra, grazie, e sai com'è, grazie. È proprio come sembra.